via registrazione. Ok. Bene. Allora, quando si apre il portal, esce questa schermata. Questa è per la gestione del programma. Allora, la prima cosa che si deve fare è configurazione del disegno. Qui noi abbiamo nella configurazione del disegno, se andiamo in questa cartellina, qui abbiamo varie configurazioni. Per esempio, i profili, quelli che usiamo, allora potete prendere per esempio italiano e qui fare per esempio copia, e ne faccio una nuova e la chiamiamo, oddio non mi ricordo più il nome, ABC, il nome che volete voi. Ok, ora prendete questa e dite imposta corrente. Bene, allora in questa maniera adesso qui possiamo configurare questo ABC, diciamo, o il nome che volete dare voi, con i colori che volete, ma qui direi che potete lasciare, adesso qui se cambiate il tipo di materiale, poi all'interno del disegno potete sempre cambiare, questo è il materiale, sì che sarebbe opportuno mettere quello che si usa di più, va bene? Qui nelle opzioni di la stessa cosa, si può, per esempio, ecco questo numero di fori, numero di segmenti nei fori, questo più è alto, no. Sì che io consiglio sempre di mettere, non so, 7 per esempio. Ecco, vuol dire che quando che si vede nel modello, nel tridimensionale, un esagono, 6 con 6, con 7 è un esaedro e così via. Comunque è solo visivo per... No. Il cerchio nel 2D. Sì, è per farlo più veloce. Tantissimi fori. Ok. Poi c'è i calandrati, ma voi penso che non usate, che si può forzare la lunghezza dei calandrati, i segmenti delle piastre, ma questo potrebbe interessarvi. Cioè questo sarebbe per quando si fa una piastra da polilinea, vabbè, questo abilita funzioni grigliato, serve per definire quando si fa un grigliato, ok, poi abbiamo qui configurazione per stazioni di disegni 2D, questa è una cosa un po'. Poi qui c'è salva anteprima, ok, ecco, facendo nessuna anteprima il file che viene okay. Salva nelle versioni per voi è attuale perché non avete versioni precedenti. Questo è che quando che facciamo per esempio una viene inserito un retino del CAD, in questo caso può essere questo, può essere un altro, e anche il colore e la scala. Bene, per la marcatura qui possiamo fare per esempio, perché allora la marca può essere è una marca composta. Allora, noi possiamo dire che se è una marca semplice, sia la marca che la marca abbiano lo stesso nome. Ok? E la stessa cosa potremmo fare per la composta, dove che il pezzo principale
marca. Qui dipende da come si è abituati in officina, ok? Poi questo è per le saldate che si può mettere un suffisso sull'ala superiore e l'anima, diciamo. Comunque non vi interessa. Questo confronto pezzi uguali, questo serve quando si fa la marcatura, lui va a vedere se ci sono lunghezze che sono inferiori a questo parametro, va a verificare se effettivamente i pezzi sono uguali. Ok, è solo un controllo per dire, cioè, siccome è uno per... Esatto, perché... Sì, perché a volte magari disegnando uno viene fuori lungo 5000,0. Possiamo dire che sono uguali. Ok, bene. Poi qui c'è la marcatura, cioè si può mettere anche la marcatura proprio visiva del modello. Allora si può dire di metterla nel livello 1, per esempio, se vogliamo metterla a metà oppure a un terzo dall'inizio. Vabbè, queste sono... io consiglio non metterla al centro, che così si può vedere anche nel montaggio. Ok. Ecco, questo serve per i tubi, se fate anche dei tubi, siccome si possono sviluppare i tubi, dire in quante parti fare lo sviluppo del tubo. Ok? Bene. Sì, cioè quando che noi, per esempio, se facciamo dei tubi che hanno dei tagli tubo contro tubo, per esempio, che viene fuori un taglio particolare, ok, bene. Per la marcatura qui possiamo definire, per esempio, non so se la marca la vogliamo dentro un cerchietto, dentro un box, un slot, vabbè, queste qua sono cose. Sì, ecco, una cosa che può essere importante è questo, nelle diciture, nelle chiavi, per esempio, quando c'è una piastra, cosa vogliamo che venga scritto prima? LAM. PL, plate, non so, PL, bene. Ecco, i bulloni, bene, allora qui mettiamo PL. Bulloni, per esempio, è M, perché noi usiamo M16x50. Poi, se c'è una vite sciolta, come vogliamo chiamarla? Qui potete mettere il nome che usate voi. Lo stesso per il dado e per la rondella. Vabbè. Ok, sì che potete mettere il nome. Beh, qui dipende. Sì, no, ma questo dobbiamo metterlo nel database. Ok, bene. Poi abbiamo qui per le forature, questo è importante, cioè per esempio, per un bullone da 16, il foro che facciamo è da 16 più 1 di tolleranza. Ok. Allora qui si deve cliccare e qui fare 1.5. Ok. Poi la distanza che noi teniamo, perché nel programma poi quando andremo a fare per esempio una... si chiede le distanze, ma va a prenderle qui. Per esempio, per un bullone da 16,
Il bordo A cosa vogliamo fare? Per esempio, nelle torri si usa normalmente 25, ok? E il passo tra i due può essere 50 o quello che volete voi. Bene. Questo C sarebbe quello che serve per il bullone per non avere interferenze. Se noi abbiamo per esempio sì, che ma qui normalmente sarebbe il diametro, per esempio, della chiave a tubo che si usa. Va bene, qui basta mettere quello che si vuole, cioè scusa, qui nel C, va bene. Poi abbiamo queste misure di 1K1, di 2K2 che servono se vogliamo mettere delle forature a brugola o svasate, va bene? Bene, poi abbiamo alcuni parametri per il calcolo, che questo ve lo spiegherà l'ingegnere. Va bene? Ecco, fatto questo, noi qui lo salviamo. Adesso praticamente avendo più computer che usano sempre la stessa cosa, noi potremmo entrare qui e qui fare esporta, portarlo nell'altro computer, farlo importa, che così basta configurare. Bene. E quando l'altro, dopo averlo importato, dovrà selezionarlo e dirgli imposta corrente, vuol dire che stiamo questo. Bene. Ora, per cominciare, noi dobbiamo metterci su un disco. Qui noi possiamo avere dei dischi locali, che può essere il C, il D, ma anche dei dischi di rete. Qui col tasto destro possiamo fare connetti unità di rete, per esempio la V, e vado a sfogliare, vado a trovare una cartella che abbiamo in rete, che così è a posto. Altra cosa importante qui nella configurazione è la prima parte. Allora qui va bene, qui bisogna scegliere la directory del CAD, okay? I fonts che si usano nel CAD. Poi il database, il catalogo. Allora, automaticamente quando si installa lo mette qui nella directory still database ITA, se usiamo i profili italiani, per dire. Il catalogo, anche questo. Esatto, io consiglio sempre di fare una copia per non avere problemi poi in futuro, per avere, non so se per esempio aggiungiamo dei nuovi profili, eccetera. Database, e qui ci sono quelli italiani, quelli francesi, quelli spagnoli, eccetera. Prendiamo questo, per esempio, la copiamo nella di rete, sicché qui possiamo poi andare a selezionare la cartella, e vuol dire che usiamo quella, ok? Sicché meglio, perché se il problema è quello che se noi aggiungiamo per esempio un profilo, un bullone, un qualsiasi cosa nel database, se viene sovrascritto qui, mentre se è in rete non viene sovrascritto. Bene.
abbiamo i database. Allora, la cosa che si usano sono i profili, per esempio. Allora, noi qui, se andiamo a vedere, non so, gli angolari, qui abbiamo già inserito tutta una serie di angolari che normalmente si usano. Se vogliamo aggiungere un nuovo profilo, è sufficiente qui scrivere L, non so, 50x8 per dire, o per o X, come volete voi. Adesso questo c'era già, ma comunque puoi mettere le dimensioni A, B, H, R, R1. Ecco, mi raccomando che questo, per esperienza che ho visto, alcuni problemi che sono stati, che per esempio mettevano lo spessore A 8 e la R1 di 9, che non può essere. Ecco, stare attenti quando si mettono giù, perché altrimenti poi quando si crea il... Sì, che è importante. E questo per qualsiasi tipologia di profilo che si va a utilizzare. Nella cartella dei... Ok, sì, che una volta inserito, con salva. Se vogliamo, per esempio, se io vado a prendere qui, non so, gli L, vado a fare la lista... Ecco, qui vedo tutti quelli inseriti. Se qui ce ne sono di quelli che non uso, possiamo selezionarli e col tasto cancelliamo. Ecco, sicché si può creare un doc come serve. Va bene. Ok. Chiudiamo. I bulloni. Allora, per i bulloni la cosa è un po' più complessa. Ho già inserito le viti che si deve inserire. Qui abbiamo messo le viti delle varie normative. ISO 4014, per esempio. Allora qui ci sono quelli dell'88, diametro da 8 a 10, 12, 16. Per esempio, questi sono tutti... Allora, la lunghezza, quello che interessa è la lunghezza, e poi le dimensioni ESK, ok? Sì, che qui si inseriscono le viti. Adesso credo che voi non... Ma se volete inserire una norma nuova, potete inserirlo. Ok. Poi, la stessa... Esatto. La database. I dadi, è lo stesso discorso. Se vogliamo inserire un nuovo tipologia di dado, possiamo inserirlo. Se vogliamo inserire una rondella, ecco, per esempio qui, se noi vogliamo mettere una nuova norma perché sono grower, nella descrizione qui possiamo scrivere grower. Per esempio, ok, sì, che è la descrizione qui che possiamo mettere. Adesso io qui non lo faccio, che okay. Vabbè. Poi, questo è importante, le tipologie. Allora, noi abbiamo già determinato alcune tipologie. Per esempio, SB vuol dire un bullone che è la vite ISO 88. E ha solamente il dado che è ISO 4032. Ok? Se io qui voglio mettere anche, non so, una rondella o sotto testa o sopra, posso metterle tutte e due, devo andare qui, per esempio 3, selezionare la rondella. Se ho inserito per esempio la grower, posso selezionare la grower. Ok? Bene. No, lo spessore se lo calcolo, lo spessore, questo viene calcolato dopo. Vediamo come. Qui nelle, non nelle tipologie, ma nei serraggi. Allora qui noi diciamo, per
per esempio la norma SB, oppure voi potete creare una nuova tipologia col nome che volete voi. Per il diametro 16, per esempio, allora io devo dire che con la lunghezza 50 della vite, lo spessore minimo è 12 e il massimo è in questo caso 29. Se invece il minimo è 30, il massimo sarà 34 se la lunghezza è 55. E qui noi con doppio clic possiamo aggiustare queste misure. Cosa fa il programma? Va a vedere quanto c'è TH, spessore. Se è 7, andrà a mettere un 60 perché è tra 35 e 40. Sicché voi potete fare quello. Ecco, se aggiungete per esempio alla tipologia che già esiste, per esempio una rondella, dobbiamo fare il ricalcolo del peso, perché il peso del bullone lui lo fa guardando il peso che è stato inserito qui quando inseriamo le viti, per esempio, qui c'è il peso unitario, sicché lui fa la somma, peso della vite, peso della rondella, peso della seconda rondella se c'è, peso del dado o dei dadi, e va a fare il peso totale del bullone. Va bene? Ecco, poi i materiali, anche qui noi abbiamo la possibilità di inserire dei materiali. Adesso noi abbiamo già inserito quelli che normalmente si usano. Se avete dei nuovi materiali dovete inserirli, e la cosa importante per il calcolo è sono i valori per il calcolo. Ok? Bene. Poi, che vediamo, poi ci sono altri database che per adesso io dire, non so, è per gli archerecci, per esempio, se vogliamo inserire nel database, noi abbiamo già inserito comunque tutta una serie di... Vabbè, comunque sono tutti database che voi potete fare. Una cosa che può essere importante sono i trattamenti, per esempio qui voi potete decidere zincato, adesso non so come lo chiamate voi, galvanizzato o come zincato, vabbè, allora zincato c'è già, vabbè, zincato, possiamo mettere zincato, verniciato, pitturato. Quello possiamo aggiungerlo in fase. Certo, sì, quando, ecco, quando che noi inseriamo il profilo non dobbiamo mettere il peso, perché se lo calcola lui in automatico dalla forma che gli diamo. Poi se vogliamo esatto, sì, mi dà la superficie totale, poi se noi abbiamo per esempio due pezzi, uno verniciato e uno che va... Esattamente, sì. Come una codifica noi possiamo fare per esempio... per tipologia costruttiva, cioè se io per esempio adesso voi da quello che ho giusto, ecco, per esempio se noi qui mettiamo, non so, una nuova tipologia, diagonali per esempio, e la chiamo A, vabbè, gli do un codice,
salva. Poi faccio un'altra montanti e gli dico BB, salva. No, questo è cancella, salva. Ecco, qui praticamente nel disegno noi potremmo dare un codice alle diagonali e un codice ai montanti. Che fanno tori, appunto, non so, hanno il problema di dire, non so, alcune vanno colorate di rosso e altre vanno colorate di bianco. Fare qui il codice rosso e il codice bianco, e allora poi possiamo avere una lista di tutti i sì, che è importante che si può definire questi codici aggiunti. Poi qui abbiamo per le unioni tridimensionali. Adesso qui, queste non so se voi le usate, comunque qui ci sono le unioni che si possono fare. Allora qui il discorso è questo, quando noi facciamo un'unione noi possiamo definire per esempio la flangia, ok? Sì che diamo, ecco, dove c'è rosso qui vuol dire che è multiplo, vuol dire multiplo, che qui potrei scrivere 100, 50, 80, vuol dire che qui ci saranno quattro fori, il primo a 100, poi un altro a 50, poi l'ultimo a 80. Oppure potrei scrivere 3 per 150, vuol dire 3 passi da 150, l'ultimo passo da 80. Ok? Sicché sempre dove c'è rosso noi possiamo mettere dei valori multipli. Poi possiamo definire, per esempio, la tipologia. Lo si vede no, perché in carpenteria non esiste, cioè, allora il concetto è questo. Noi qui potremmo mettere un foro, per esempio, io metto un foro diametro 30 e metto il numero 7, per esempio il bordo da 20. Posso farlo, anche se non è a norma, perché poi magari sotto gli vado a saldare un piattino per rinforzare. Cioè in carpenteria non c'è niente che non si può fare. Cioè, non posso io. Per quello che. Ecco, poi per esempio se io voglio fare questo, se non voglio mettere per esempio le nervature qui, è sufficiente che io dica lo spessore di 7 è 0. Allora non metterà questa nervatura sotto, magari quella sopra sì o quella a destra sì, quella a sinistra no. Sicché se noi mettiamo lo spessore 0 significa che non c'è. Nelle saldature noi possiamo decidere, per esempio, dire qui ci metto una saldatura ad angolo, non tutto attorno, ma di 3 mm, un bordo di 3, per esempio. Ok, bene, perché il programma poi verifica della saldatura col modulo della verifica dei nodi. Eh sì, ci dice quanta saldatura che dobbiamo fare. Bene.
poi qui le sollecitazioni, questo ve lo spiegherà l'ingegnere per poter fare le verifiche dell'unione. Va bene. Ok, e qui abbiamo tutta una serie di unioni, per esempio se vogliamo fare con tubi, con questo tipo, eccetera. Vabbè. Queste sono le cose che si usano. No, non si può fare. Non, cioè, no, si può fare. Certo. Cosa fa questo? Se io dico ok, seleziona tutti, pack. Questo va i database. Questo può succedere se il programma è sempre meglio fare questo aggiorna, perché a volte siamo costretti a fare alcune modifiche nel database, allora bisogna aggiornare. Cioè, sì, se ci sono problemi, perché vi faccio vedere qui, dove ci sono i database, adesso io qui è la directory del programma, ma voi sarà. Allora, ci sono dei file DBF, che è il file dove ci sono i dati, e un file di indice che è il CDX. Allora, può succedere per non è che si rovina il DBF, si rovina l'indice. Con questo aggiorna il programma, cancella i CDX e li ricrea guardando il DBF. Ecco, questo è che viene fatto. Sicché se ci sono problemi con i database, qui abbiamo importa. Con importa noi potremmo, per esempio, qui vado a dire i profili. Allora, nel mio database profili vado a prendere il database dei profili, per esempio, che vediamo, ci vado a prendere still database inglese, per esempio, ok? Vado a prendere questo, apri. Allora, qui ho tutti i profili, quelli che usano in Inghilterra. Sicché io potrei dire, vabbè, questi profili, oppure seleziona tutto, me li importi nel mio database. Ok? Sicché noi possiamo prendere dei profili da altri database e importarli qui. Se avete bisogno, volete, e se avete necessità, noi abbiamo anche altri database che abbiamo fatto per vari clienti. Possiamo mandarli, non è un problema, sì che voi potete vedere quali sono e importarveli nel vostro database. Non lo so. In pollici millimetri, diciamo, per esempio, per quelli voi potreste andare, sì, se voi andate per esempio bra, che sono brasiliani che usano gli stessi cosi, così apri. No, ma abbiamo clienti anche
Comunque, qui ci sono quelli in pollici, che poi non è il nome in pollici, poi sono in millimetri, per esempio, non so, questo, la scritta del profilo è questa, però, non so, 2 pollici, eccetera, eccetera. Ok? E qui, per esempio, là in Brasile usano queste o le altre. Va bene. Comunque avete capito qui il database. Poi i modulini d'officina, questi li vediamo nei passi con il programma, altrimenti adesso non riusciamo a capire. Bene. Allora, l'importante è la configurazione. Adesso noi facciamo una nuova commessa. Noi potremmo fare, per esempio, qui faccio nuova commessa. Allora, possiamo creare, questo è fatto, dipende se sono sul disco C, lo crea sul disco C, oppure posso dire no, lo fai sul disco, quello che è. Possiamo creare un gruppo, non è obbligatorio, ma per esempio io potrei dire mi faccio il gruppo Enel per dire dove metto dentro tutti i tralicci dell'Enel. ...2017 dove metto dentro tutti i lavori. Ok, ma non è obbligatorio. L'obbligatorio è la commessa. Se noi facciamo la commessa, per esempio adesso faccio la commessa e gli darò il nome prova. Ok. Qui posso scrivere il nome di chi l'ha creata. Ok. Posso dare una descrizione, cliente, il luogo dove andrà montato, eccetera. Ok. Questo è importante inserire i dati perché poi quando faremo i modulini d'officina queste informazioni possono essere stampate. Se non metto niente dentro il cliente non verrà fuori niente. Sì, Dio, non è che sia obbligatorio, se si vuole che poi venga fuori. Ok, ecco come vedete qui ha creato una cartellina che si chiama prova. Selezionando la cartellina gli dico nuovo disegno, adesso vado a fare un nuovo disegno. Faccio il disegno numero 12542, darò un titolo, un oggetto, l'autore, se c'è la revisione, eccetera, e se voglio mettere delle note, per esempio. Ecco, queste informazioni poi le trovo nel disegno che potrò anche cambiare. Per esempio, torre alta tensione 100, non so, oggetto, torre, quello che voglio. Autore, darò la mia sigla, per esempio, va bene. E qui posso mettere delle note, zincato a caldo, per esempio, va bene. Salva. Facendo questo, si apre l'AutoCAD. Adesso si sta aprendo l'AutoCAD. Che così possiamo cominciare a vedere già come fare un modello. Ecco, qui si sta aprendo e andiamo subito a vedere Tecnometa in 4D. Gli altri comandi sono i comandi di AutoCAD, qui dipendendo dalla versione di AutoCAD che avete, niente, ecco, questi sono uguali. Allora, qui nell'inizio abbiamo la configurazione. Questa è la configurazione che abbiamo definito. No. Per questo disegno i profili me li fai colore, non so, grigio, va bene. Ok, le piastre me le fai colore quello che voglio. Ok, sì che si può sempre cambiare all'interno del disegno. Anche le informazioni che abbiamo detto del disegno, qui potrei anche cambiare. Ok,
dire no, è la revisione 1 per esempio adesso, ok? Il materiale che adesso vado a usare, allora lui per default ha preso quello che avevamo là, però io potrei dire no, guarda, per questo modello mi metti questo qua, vabbè, cambio materiale. E i pezzi non sono zincati, ma sono eccetera eccetera. Vabbè, si può cambiare comunque con la configurazione modello. Bene. Adesso io direi certo. Metto l'altro materiale. Oppure una volta terminato il progetto posso cambiarlo in automatico a quelli che voglio. Certo. Allora, le cose importanti che dovete sapere sono profili e piastre, perché facendo specialmente le torri può succedere che devo aggiungere no. Allora, per esempio, voglio fare un profilo. Profilo. Qui selezionerò il profilo dal database, oppure lo scrivo L100x10, che forse faccio prima. Okay. Qui dico, voglio metterlo, e qui lui va a leggere il truschinaggio che abbiamo messo nel database. Sicché io qui, per esempio, gli dico, voglio metterlo dentro nel vertice, quale vertice? L'1, il 2, il 5, il 6, voglio metterlo nel vertice 1. Poi posso fare un spostamento rispetto al vertice 1, che in Y è, per esempio, meno 20, sicché sarà, dal punto che gli do, sarà più basso di 20, ok? Lo stesso in Z potrei spostarlo. E lo stesso in X, per esempio, potrei dare degli spostamenti iniziali e finali. Per esempio, se metto 50 iniziale e 100 finale, rispetto ai due punti, sarà meno 50 e meno 100. Ecco, qui posso fare anche delle rotazioni. Possiamo anche mettere un angolo diverso, ok? Sicché o mettiamo queste oppure diamo una rotazione. Qui possiamo inserirlo in vari modi, dando due punti, selezionando una linea, questi sono i due. Poi il discorso tronco, livelli e questo lasciamoli perdere, per voi non è che interessano tanto. Polilinea potrebbe essere, se dobbiamo fare un calandraio, per esempio. Allora, il concetto è questo. Se dico per due punti, gli dico disegna, mi chiederà il primo punto, poi gli dico il secondo punto a 1500, per esempio. Ecco che mi ha disegnato il profilo, il profilo che abbiamo selezionato. I profili possono essere visti semplificati, che consiglio di usare fino a quello, oppure qui nelle visualizzazioni noi abbiamo la possibilità di vedere i profili on. Per esempio questo, se seleziono, ecco che vedo com'è realmente. Ok? Però dà un po' di confusione. Mentre profilo semplificato, questo, ma va bene, va benissimo, ok? Allora, questo è per disegnare i profili. Profilo. Ecco, qui, come vedete, ci sono queste palette che si possono utilizzare. Se io voglio, per esempio, posso anche ingrandirle, posso prenderla e mettermela in un'altra parte del disegno. Aspetta, adesso, guarda, non mi ricordo. Oh signor, ho sbagliato,
facciamo così, la riporto qua, ok. Vabbè, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo anche spostarlo se abbiamo due monitor nell'altro monitor. Ok. Bene. Allora, la cosa che voi avrete bisogno di usare saranno i profili. Lasciamo perdere per adesso tutti gli altri. La cosa che possiamo fare però, che posso dirvi, è questa. Per esempio, se io ho più pezzi che ho disegnato, modifica proprietà. Io potrei selezionare, per esempio, tutti questi e dire, guarda, per esempio, il materiale lo faccio diverso. Oppure me li cambi tutti con profilo da L120x10, per esempio. Ok, ecco che me li ho cambiati tutti insieme. Sì che questo modifica proprietà, andare a modificare quelli che ho selezionato. Essere uno o... Va bene. L'altra cosa importante sono le piastre. Allora, la cosa più semplice è disegnare una piastra per polilinea, ovvero io mi disegno una polilinea della forma che credo, qua, una polilinea, bene, mi sono disegnato questa polilinea, va bene? Io adesso gli dico qui piastra da polilinea, mi chiede lo spessore, gli do lo spessore, seleziono la polilinea e mi viene fuori la piastra. Sì che è importante come fare. L'altra cosa importante sono le piastre piegate che voi dovreste farne nelle tori. Come si fanno le piastre piegate? Per esempio adesso io gli dico UCS, mi pongo in un UCS, primo punto, secondo punto e aspetta, mi inclino, terzo punto. A questo punto mi disegno un'altra polilinea da qua a qua, non so, a qua e chiudo. Ok. Vado sempre piastre per polilinea, sempre dello stesso spessore, questo, ok. Adesso io dico qui, piastre piegate per selezione, seleziono questa e questa, ok. Adesso qui noi facciamo vedere un piccolo cilindretto, questa è diventata un'unica piastra. L'altra cosa che dobbiamo vedere, che avrete bisogno di vedere, saranno cosa? Le forature. Allora, le forature, aspetta che mi metto nell'UCS, UCS Word. Allora, quando che noi disegniamo, per esempio, disegno adesso un profilo, aspetta che vado a fare... Sì, facciamo un angolare da 100x10 può andare bene, con due punti, solo volevo farlo un po' più grande, per... eccolo qua. Bene. Allora, io ho questo. Allora, se noi andiamo qui sempre con le visualizzazioni, andiamo a visualizzare, per esempio, stile visivo, marcatura 3D, no. Qui negli strumenti, noi abbiamo questo ECS. ECS, se noi selezioniamo, lui ci mette questo nell'inizio del profilo, perché all'inizio come faccio a sapere qual è
l'inizio e la fine di questo pezzo. Questa è l'origine del pezzo. Abbiamo, per esempio, la Y che è verde, la X che è rossa e la Z che è la blu, che è la Z. Allora, bisogna ricordarsi i colori. Verde, allora, andiamo a fare, adesso lo capite più facile. Forature, per esempio, faccio delle forature su questo profilo. Allora, qui mi chiede sul livello 1 o sul livello 2? Vediamo sul livello 1. Qui io posso mettere delle misure, per esempio 40,3 passi da 80. Non mettendo niente in Y, lui va a prendere quello che c'è nel database. Ok? Qui seleziono il diametro del bullone, 16, che lui mi mette il foro da 17. Facendo applica, facendo ok, ecco che vedo che questo è il livello 1. Il livello 1 sarebbe quello che nella freccia, diciamo, è verde. Ok? La Y è verde, è il livello 1, mentre il blu è la direzione. Se adesso, per esempio, vado sempre qui in forature, e gli dico vado a fare un foro nel livello 2. Allora faccio un foro a 100 mm, la Z, che sarebbe la blu, sarà negativa, perché se dico positiva va fuori dall'angolare. Allora gli dico di farla a meno 60, per esempio. E voglio fare un foro oblungo, lungo 60 mm con una rotazione di 0. Applica. Ok. Ecco che ho fatto un foro asolato. Ok. Qui abbiamo il comando sposta fori. Se io gli dico sposta i fori, per esempio qui, viene fuori l'asse. Allora, sposta fori, seleziono l'oggetto, enter, qui ho l'asse. Posso dire, me lo sposti questo di 30 mm. Ecco che ho spostato anche il foro. Oppure voglio cancellare il foro. Faccio così, cancello il foro. Se noi, per esempio, ritorno qui nei fori, seleziono questo, vado a vedere nel livello 1 che ho sti fori qua. Io selezionando solo uno, qui posso dire questo me lo cambi, per esempio mi fai diametro 20 o mi cambi la X o la Y, eccetera. Applica, ok. Io ho cambiato il diametro di un foro, non di tutti, solo di uno. Se io vado qui, seleziono questo, ecco, cliccando qui posso ordinare per X, Y, diametro del foro, lunghezza, eccetera. Per esempio, se io seleziono più fori, gli dico di spostarli tutti questi fori di 100 mm. Applica. Ok. Sicché lui ha spostato tutto di X. Ok, confermando, li ho spostati tutti. Sicché il comportamento di ok? L'altra cosa che possiamo fare, che cos'è? Allora, qui negli strumenti abbiamo anche lo snap elementi, cioè perché se io, per esempio, adesso voglio fare una linea, non posso dire dall'end point del profilo, non sono attivi gli snap. Perché? Perché dobbiamo attivarli. Snap elementi, gli dico attiva. Se adesso io voglio inserire, per esempio, un profilo, inserisco un altro profilo, un angolare,
Solo che stavolta lo giro di 'ok', dove gli dico dall'endpoint che ho qui, ecco che me lo prende a questo punto. Ok, adesso posso selezionare questo, tasto destro, Stealing Graphics, proprietà, gli dico no, me lo sposti nel vertice 4. Ok, ho messo i due profili. Questi potrebbero essere, adesso li sposto manualmente, per esempio di 2 mm, ok? Sono distanti uno dall'altro. Con i fori, con le forature, io posso dire copia fori da questo profilo a questo profilo. Mi chiede con che tolleranza, cioè con quanta distanza minima deve essere. Posso dire 5, per esempio, che è più di 2. Allora mi copia il foro. Se voglio inserire un bullone tra questo elemento e questo elemento, Enter. SD, per esempio. Con che tolleranza? Io gli dico 5 mm, lo stesso anche se so che sono 2. Lui non prende 5, prende quello che c'è realmente. Sicché mi inserisce il bullone che ha trovato per questi. Ecco, per questo, per esempio, non me l'ha messo, perché non ha trovato per questo diametro nella tipologia il bullone. Esatto, sicché raggi se c'è. Se andiamo a vedere, per esempio, questo è tipologia SB, andando nel database bulloni serraggi, l'SB, il diametro 20, per esempio, ecco qui il minimo parte da 24, sicché lui qui ha trovato, non ha trovato perché è 20. Non c'è. Allora qui potrei, se io qui vado a cambiare e gli metto invece di 24, 18, ok, mi metterà un bullone da. Ok? Ecco, quello che voglio dire è che se non inserisci i bulloni è perché non ci sono nel database. Bene. Allora abbiamo visto che possiamo fare disegno di profili, disegno di piastre, piastre. Sì. Sì. Allora, fino a una certa inclinazione, se l'inclinazione è. Sì, allora, sì, certo, sì, allora si può fare in questa maniera. Sì, che sono. Certo, allora qui. Selezionando per esempio questi elementi mi esce i due assi dei due fori. Allora io potrei andare qui e fare bullone manuale per punti. Allora gli dico mi metti un bullone diametro 20, ok, tipologia quella che voglio, che va da questo punto a questo punto, ok? Sicché io posso inserire manualmente.
Sì che si possono anche. Sì. Sì, beh, ma quello, allora, quello lo si può vedere, ve lo faccio vedere, ma ci vuole un po' di tempo. Comunque, qui nelle torri c'è Silhouette. Io qui posso dare delle misure. Allora, la dimensione A1 e B1, che può essere quadrata o rettangolare, partendo da quota 0. Poi voglio fare 4 passi da 2500, ok? Nel primo tronco faccio 4 passi, virgola, un passo da 2000, eccetera, qui posso andare all'infinito. E arrivo con una larghezza A e B da 1200. Poi, o può essere anche diversa, è lo stesso. Poi faccio 100 mm, 6 passi da 1200 e ritorno ancora a 1200 perché vado su dritto, ma potrebbe essere anche inclinato. L'ultimo pezzo faccio 3 passi, per esempio, da 800 e arrivo a 200 mm per 200, ok? Ok, mi chiede dove lo voglio disegnare, gli dico qui. Allora mi disegna. Qui poi io ho i montanti. Allora, qui come voglio fare i montanti? Profilo L120x8, ok? La dimensione A, per esempio, può essere positiva o negativa. Per esempio, gli dico A meno 500. La B può essere 0, ma può essere positiva, 1500. Qui poi ho tutta una serie di opzioni, ok? Vabbè, adesso facciamo solo il profilo. Posso dire di disegnarli tutti o solo quello che gli dico tutti. Ok, allora gli dico va da questo punto a questo punto. Ok, mi dice viene fuori questa lunghezza del montante. E se dico cambia, vabbè, dico cambia, ritorno qui e vado a cambiare perché sono troppo lunghi. Ok, da questo punto a questo punto. Sì, adesso mi va bene. Ok, bene. E lui mi disegna i quattro montanti. Ok? Al vertice, se noi andiamo a vedere, top, eccolo qua, questo è il vertice. Loro in realtà sarebbero un po', sono un po', ok, non sono a 90 gradi in pianta. Cioè, perché adesso qui l'inclinazione è poca, se non si nota, però rispetto all'asse questo non è proprio corretto. Cioè, se noi per esempio seleziono, modifica, andiamo a mettere 0 e 0, che così è più via. Ok. Ok, c'è una piccola differenza. Programma. Sì. Beh. Modifica. Qui abbiamo questa X. Io qui metto X, ecco, questo può essere utile quando abbiamo da fare per esempio una giunzione, no? Per mettere uno dentro e uno fuori. Ok? Sì che il primo,
Ma no. Sì, ma allora una cosa è il disegno, poi quando farete la parte di geometria, se noi andiamo a vedere per esempio l'unifilare, ecco che lui mette proprio quello corretto, ok? Cioè, questi sono quelli che vengono usati per il calcolo, sono due cose diverse. Per il disegno, per il calcolo lui va a prendere quello corretto. Non preoccupatevi per il calcolo quando fate il disegno, ok? Perché il discorso è questo, quando che noi creiamo l'unifilare, in automatico qui ci sono le viste. Allora il programma ha creato la vista A del tronco 1, la vista A del tronco 2, la vista A del tronco 3, o B, o C, o D. Uno, se andiamo a vedere, è questa parte qua. Ok, questa è la vista 1. Poi, se io devo, per esempio, disegnati i montanti, torno qui nelle macro, voglio visualizzazione, gli dico guardami dalla vista A. Ok, adesso è piana qui. È piana. Adesso se io vado a dire diagonali, per esempio, allora qui noi abbiamo già preparato degli esempi. Per esempio vado a prendere, non so, la 901, che è questa. Gli dico seleziona i punti, il punto 1, 2, 3 e 4. Quando abbiamo disegnato i punti, lui ha inserito anche il truschino, sicché io qui mi trovo il truschino. Sicché se io vado a selezionare i punti, gli dico il primo punto è l'endpoint che c'è qui, il secondo punto è questa intersezione. Questa intersezione, il punto 3, il punto 4 è l'endpoint che c'è qui. Ok? Io posso dirgli anche, guarda, la X, cioè la distanza tra i profili, minimo deve essere 10 mm, 5, 8, quello che si vuole. La X1 deve essere minimo qui sotto di 50 mm, per esempio. Check! Allora, la dimensione A, la dimensione C, ma facendo check, lui cosa fa? Mi cambia queste misure in automatico. La L, posso dire, non sono due passi da 800, ma sono tre passi da 600, per esempio, oppure un passo da 600, uno da 700, eccetera. Gli dico, me li disegni sulle viste A, B, C e D, sono uguali. Disegna. E lui mi disegna. Sì? Sì, sicuri. Sicuri al 100%. Aspettiamo che termini. Ok, quando esce la maschera vuol dire che ha terminato. Esco. Visualizza tutto. Eccolo qua.
visto che i bulloni li ha messi anche se sono un po' inclinati. Verificare se ci sono interferenze, dobbiamo andare con le lavorazioni dei profili, selezionando il profilo. Per esempio, devo fare una piccola scantonatura da 20x20. Ok, mi fa vedere. No, no, si deve vedere. Qui voglio farla in questo punto. Ecco che ho tagliato in quel punto. Voglio farla in questo punto, lo taglio in questo punto. Ok? Se noi andiamo adesso qui, Shading, abbiamo... ho tagliato quello interno. Va bene? Va bene, direi per oggi va bene così. Intanto cominciate con quello che vi ho spiegato, che così la prossima volta, se avete... Sì, puoi sentire Francesca che passerà. Sì, ciao, sì, sono in linea, però il mio microfono non funziona bene, allora sono venuta nell'altro ufficio.